siamo nel castello di Montanaro, che sorge sull'antico dosso morenico, è il cuore dell'antico abitato di Montanarium. Il nome Montanarium deriva dal fatto che in questa posizione sorgeva una fonte di acqua viva che tuttora esiste ed è sotto l'attuale pozzo e che serviva per dare ristoro ai pastori della Valle Orco che compivano la loro transumanza transitando in questa zona. Da qui Montanario, appunto, dal nome delle montagne da cui provenivano i pastori. La storia del castello di Montanaro è particolare perché costituisce uno dei pochissimi esempi, anzi l'unico esempio, di castello abbaziale dotato di zecca. Nell'anno 1039 il chierico Amizzo donò i suoi possedimenti in Montanarium all'abbazia di Fruttuaria di San Benigno. Successivamente, nel 1529, il cardinale Bonifacio, vescovo di Ivrea, nominato abate commendatario, istituì in questo castello una zecca. Appunto, in questo castello venivano portate il materiale prezioso, argento e oro, per coniare direttamente qui le monete che servivano anche al papato. E questo ha fatto sì che la zona fosse molto ambita per tutta una serie di furfanti e banditi che infestavano tutto il Canavese. In particolare, il gruppo più agguerrito della zona canavesana era il gruppo di banditi che facevano capo a Martino Dru, il più famoso bandito dell'epoca e anche il più audace. Martino Dru a un certo punto si spostò verso le terre di Montanaro perché sapeva che appunto la zecca dava la possibilità di fare un ingente bottino. Sostando in una locanda di Montanaro venne a sapere da un gruppo di avventori che di lì a pochi giorni sarebbe stato effettuato un ingente trasferimento di monete d'oro già coniate e quindi il carico sarebbe partito da Montanaro in direzione Milano attraverso il territorio di Chivasso. Martino si organizzò con i suoi banditi per assaltare il convoglio in una zona boscosa. Il convoglio partì regolarmente, scortato da un ingente numero di soldati. La carovana di muli carichi di bisacce con oro e argento era scortata da ciascun mulo, un soldato davanti e dietro, un drappello di soldati in cima alla carovana e un drappello al fondo. Martino Dru si organizzò con i suoi banditi in modo da aspettare la carovana nel punto più oscuro del bosco e quindi i suoi primo gruppo di banditi assaltò i soldati che li misero in fuga, però i banditi avevano l'intenzione di farli disperdere nella boscaglia in modo che i muli carichi di bisacce fossero da soli e quindi un secondo gruppo assaltò i pochi soldati rimasti e portò via tutte le bisacce col tesoro. Da questo momento i banditi si nascosero nella boscaglia e nascosero nella zona circostante a Montanaro tutte le bisacce col bottino. Il cardinale Bonifacio Ferrero mandò un ingente numero di soldati a dare la caccia a Martino Dru e ai suoi banditi per cercare di recuperare tutto il bottino. I soldati non riuscirono mai a trovare le bisacce, non riuscirono mai a trovare Martino Dru né i suoi banditi più feroci. Riuscirono comunque a sgominare la banda, ma non fu mai recuperato il tesoro. Perciò da quel momento la leggenda vuole che ci siano ancora delle bisacce di oro e argento disseminate attorno al territorio di Montanaro.